Bentornati su www.ruggeromarzocca.it. Io sono Ruggero Marzocca e oggi vi parlo di un problema molto comune ma anche di facile risoluzione, la calibrazione della LIM. Si parla di mancata calibrazione nel momento in cui, quando poggiamo il nostro dito o comunque la nostra bacchetta sulla LIM, la risposta tattile, che è quel cerchietto che appare, compare in un punto sbagliato, non coordinato con il punto in cui ho messo il mio dito o la mia bacchetta. Si vede in questo caso che c'è una sfasatura di una quindicina di centimetri. Ecco, il problema della calibrazione si può risolvere o con il software in dotazione della LIM, che normalmente mostra dei crocini da andare a cliccare per mettere in accordo, in sintonia, la proiezione del proiettore appunto con il pannello tattile, oppure nelle ultime tre versioni di Windows, Windows 7, Windows 8 e Windows 10, non c'è nemmeno bisogno di installare il driver, il software a corredo, quindi il CD contenuto nella confezione della lavagna interattiva o scaricato dal sito del produttore, perché il Windows, in questo caso è Windows 10 che c'è installato su questo computer che ho collegato alla lavagna, il Windows è in grado di riconoscere automaticamente il dispositivo collegato sulla porta USB. Quindi io in questo caso non ho fatto niente di speciale, ho solo preso un computer praticamente nuovo, senza nessun altro software installato se non proprio quelli di base, e ho solo collegato il cavo VGA proveniente dal proiettore nonché il cavo USB della LIM che scende in questa canalina e finisce nel computer. Dato che il computer appunto è stato appena collegato a questa LIM e non è in accordo con il proiettore, perché poi calibrare vuol dire questo, cercare di creare una sintonia tra la proiezione, quindi l'output fatto dal dispositivo proiettore, e l'input, quindi il tocco, ecco, vedete ora come addirittura appare in tutt'altra zona, no? La risposta al mio tocco, e quindi dicevo accordare il dispositivo di output con il dispositivo di input, che in questo caso è la LIM stessa. Non si conoscono tra di loro, utilizzo questo termine banale, e quindi vanno messi in accordo. Per utilizzare quindi la prima volta questo computer ho dovuto anche collegare un normale mouse e tastiera, anche in questo caso wireless, ma potevano essere anche cablati, quindi con il filo, in maniera tale da poter muovere la freccia sul pannello, o meglio sulla proiezione del proiettore, in maniera precisa. Questo perché, per fare una corretta taratura o calibrazione, che dir si voglia, devo andare nel pannello di controllo. Vi ricordo e vi ripeto, come ho detto prima, che non ho installato il CD o comunque il software scaricato dal sito del produttore di questa LIM, perché non ce n'è bisogno. Windows, nelle ultime tre versioni, Windows 7, Windows 8 e Windows 10, è in grado da solo di gestire la LIM come un normale touchscreen, quindi un normale tablet potrei dire, e quindi di tararla in autonomia senza bisogno di installare altri software. Vado quindi a cliccare start con il mio mouse e sulla tastiera digito pannello per entrare nel pannello di controllo. Non posso usare la LIM perché, non essendo calibrata, cliccando pannello di controllo in realtà probabilmente prenderei un click nel vuoto. Clicco sul pannello di controllo e all'interno di queste voci, che sono in realtà quelle che vedete quando qui in alto a destra avete cambiato la visualizzazione da categoria, come probabilmente inizialmente vedete il vostro pannello di controllo, in icone piccole. Quindi dovete cliccare lì in alto e scegliere icone piccole per vedere l'elenco completo delle funzionalità incluse nel pannello di controllo. Qui dentro adesso devo trovare la voce impostazioni tablet PC. Cercatela scorrendo per riga la vista, perché qui l'ordine alfabetico va appunto per riga e non per colonna. Clicco su impostazioni tablet PC perché, come vi dicevo prima, per il mio computer e in particolare per il sistema operativo, per Windows 10 installato su di esso, la LIM che sto utilizzando adesso è un normale tablet in realtà, quindi va impostato e calibrato come un tablet PC. Ci sono due pulsanti, dopo aver cliccato questa icona, nella finestra che mi appare ci sono due pulsanti. Uno è taratura ed è quello che ci servirà per effettuare la calibrazione, l'altro accanto è il pulsante reimposta. Io consiglio, prima di fare reimposta, per azzerare eventuali dati di calibrazione errati che la LIM può aver memorizzato nel suo primo collegamento al computer in uso. Quindi vado a cliccare il tasto reimposta, mi appare questa schermata e poi cliccherò su sì. Devo resistere alla tentazione di farlo con il dito perché la LIM non è calibrata e quindi devo cliccarci sopra con il mouse. Sì, a questo punto mi viene data conferma del fatto che la rimozione dei dati di taratura è riuscita.
clicco ok e ora cliccherò l'altro pulsante, taratura per l'appunto, che mi visualizzerà, proietterà grazie al proiettore sul pannello della LIM dei crocini. Questi crocini andranno toccati con il dito o con la mia bacchetta in maniera tale che la LIM sappia dove il proiettore sta proiettando. In fondo la calibrazione questo è: accordare la proiezione sul pannello, con il pannello, con la LIM. La LIM non sa dove ora c'è questo rettangolo luminoso che stiamo proiettando e che noi vediamo con i nostri occhi. Lei non ha occhi, saremo noi i suoi occhi. Toccando i crocini che appariranno, lei capirà quali sono le coordinate della proiezione rettangolare che il proiettore sta facendo. Ovviamente per una buona riuscita della calibrazione è anche importante prima aver usato correttamente il telecomando del proiettore per ottenere una proiezione quanto più possibile rettangolare in maniera precisa e non trapezoidale. Altrimenti, anche facendo questa operazione che stiamo facendo insieme, la calibrazione sarà sempre di un paio di centimetri sbagliata. Quindi vado a cliccare su taratura, mi viene chiesta ancora una volta conferma e rispondo di sì e finalmente siamo su quella schermata che permette di coordinare proiettore LIM, di tararli. Ci sono dei crocini, e in questo caso se ne vede uno, questo nero qui in alto, che percorreranno queste linee blu e quindi mi chiederanno di fare svariati clic nei crocini. Questo permetterà la memorizzazione delle coordinate. Per i crocini più in alto utilizzerò la mia bacchetta. Cerco di essere estremamente preciso e di toccare al centro del crocino. Più preciso sarò in questa operazione, meglio sarà calibrata la LIM stessa. Ecco, in questo caso mi accorgo, essendo giunto a questo punto, che uno dei crocini è fuori proiezione. Forse dovrei premere ESC, dopo però aver premuto sul tasto del telecomando il tasto di calibrazione automatica della proiezione, in maniera tale che il proiettore stringa la sua proiezione per far entrare questa linea blu esterna all'interno della proiezione esterna stessa. Quindi probabilmente mi conviene ricominciare la calibrazione, ma soltanto dopo essermi assicurato che il proiettore, come dicevo prima, stia dando una proiezione rettangolare precisa, perché in questo caso è un po' allargata. Prendo il telecomando del proiettore e su di esso premo il tasto auto. C'è un'autocalibrazione, ecco, che ha aggiustato appunto meglio la proiezione, permettendomi di vedere adesso perfettamente tutti i bordi azzurri. Devo però premere ESC sulla tastiera, quindi il tasto ESC, per ricominciare la taratura da capo. E quindi nuovamente vado a cliccare prima su reimposta e rispondo di sì, ok, e poi su taratura, rispondendo ancora di sì. Ecco, questa volta la griglia blu è perfetta, non manca la linea laterale, ricomincio e cerco di essere anche più preciso di prima. Primo crocino, secondo, continuo cercando di essere il più preciso possibile. Ce ne sono ancora quattro da premere sulla linea alta. Adesso abbandono la bacchetta perché per tutti gli altri crocini sulla parte bassa del monitor potrò utilizzare il mio dito. E col mio dito ovviamente essere ancora più preciso. Devo stare attento, appoggiare il dito quanto più precisamente all'interno del crocino. Più preciso sarò, migliore sarà il risultato ottenuto. A questo punto mi viene chiesto se voglio salvare i dati di taratura. Ancora una volta, per l'ultima volta, utilizzo il mouse cliccando su sì. I dati vengono salvati ed ora posso provare la calibrazione. Dove poggio il dito appare la risposta, cioè quel cerchietto nero. Posso quindi cliccare ok e posso provare ad utilizzare le normali applicazioni installate sul computer, questa volta senza utilizzare il mouse. Quindi per esempio prendere icone e trascinarle, utilizzare il tasto destro, che in questo caso si ottiene tenendo premuto, quindi tenendo premuto è come utilizzare il tasto destro,
provare a fare selezioni, e quindi si è visto da questi pochi esempi come la LIM sia perfettamente calibrata. Abbiamo fatto tutto senza dover installare il software, il driver del produttore della LIM stessa, è stato necessario solo collegare il cavo USB e ovviamente il proiettore. Abbiamo avuto un unico problema nel momento della taratura, quando il proiettore stava proiettando in maniera troppo larga e quindi fuori dal pannello della LIM, ed è stato sufficiente cliccare auto. Ovviamente prima di fare il video avevo cercato già di inquadrare la proiezione sul pannello il meglio possibile, questo lo fate a computer spento ma accendendo soltanto il proiettore e utilizzando le funzionalità del proiettore stesso. È inutile che ve le faccia vedere perché purtroppo sono sempre leggermente diverse da modello a modello e da marca a marca. E poi abbiamo centrato i crocini utilizzando il comando pannello di controllo, impostazioni tablet PC e poi taratura. Arrivederci al prossimo tutorial su www.ruggeriomarzocca.it.